Eccoci qua, benvenuti a un nuovo episodio di True Crime Diaries. Io sono Giacomo Brunoro, come sempre a fianco a me Jacopo Pezzan. E Jacopo, trattiamo un caso che è da un po' che aspettiamo a raccontare perché volevamo che si sedimentasse un attimo. Voi lo sapete, se ci ascoltate, noi evitiamo di entrare a gamba tesa sull'attualità perché di solito si rischia di dire solo sciocchezze. Però questo è un caso che, devo dire, mi ha colpito, volevo dire scioccato, però uso il termine colpito. Stiamo parlando della morte di Alex Marangon, questo ragazzo che non si sa ancora bene cosa sia successo, morto durante un rito sciamanico, ucciso, Sì. oppure ha avuto una controreazione per questa sostanza particolare, ma io andrei a monte. Si parlava di un evento di musica e medicina, ma ora, nel 2024, in un territorio come il Nord-Est, la locomotiva economica, bla bla bla, Digital 2.0, cioè, com'è possibile che un ragazzo muoia durante un incontro sciamanico con dei curanderos? Adesso non so se erano colombiani o brasiliani, non Sì, ricordo, non adesso me lo ricordo vado a nemmeno i vedere meglio. dettagli, ma comunque questa storia qua ha tutti quanti gli ingredienti poi veramente per il giallo Ma è un film. dell'estate, un film, poi una tenuta della nobiltà della zona, quindi Sì, lui poveretto, un sì, barman, un ragazzo giovane, comunque 25enne, il mio amico Matteo Strucul, che conosci bene anche te, l'ha definito un angel art in salsa veneta. Ricordate, film sì. eccezionale, forse un po' dimenticato, Mickey con Rourke, Mickey De Rourke, Niro. che è rimasto storico, secondo me ancora adesso un Gran film, capolavoro. tra l'altro, sottovalutato, secondo me. Comunque, parrebbe, insomma, che i partecipanti abbiano assunto l'ayahuasca, che è una Ok, bene che bevanda. l'hai detto te perché Sì, io. ma probabilmente ho sbagliato, però che è una bevanda allucinogena. Ecco, io di droghe, soprattutto di allucinogeni, me ne intendo poco, me ne intendo semplicemente per sentito dire, però, come tu ben sai, ormai da 8 mesi a questa parte ho una grossa passione per i siti di controinformazione 3D, Sì, che riguardano insomma un po' certo. dappertutto, la Terra cava, le basi naziste, l'Antartide, insomma di tutto di più mi ascolto. E tra le varie cose, ascoltando diversi gruppi, diversi interventi, si è parlato anche, o hanno parlato in questi podcast, di riti sciamanici e droghe allucinogene. E una cosa che mi era rimasta, ma ancora prima di questo fatto qua, è che vari esperti dicevano di fare molta attenzione all'assunzione di questa particolare sostanza qui e un'altra, se non ricordo se fosse il peyote o cosa, insomma, ma che a differenza di altre che magari possono dare un trip, un viaggio, un'esperienza. Però questa è particolarmente pericolosa per i suoi effetti allucinogeni e per quello che può scavare all'interno della psiche Ma infatti dell'individuo. la famiglia si è affidata a una tossicologa proprio per cercare di capire cosa è successo, il mistero di quest'erba, appunto, non so se è un'erba o una Ma dico, ma sostanza, cresce qui o viene ma no, importata? penso l'abbiano Ma portata. quindi si può Adesso, viaggiare con questo? Cioè, tanto perché noi stiamo parlando bella di domanda. sostanze. Credo, voglio dire, con un mercato come la cocaina, l'eroina o altro, Ah, quindi tu dici che sia importate. proprio Non lo so, non così? mi chiedo perché insomma, non so se sia coltivabile, penso di no, però. Cioè, a me colpisce moltissimo un aspetto, uno l'omertà, Questo è che tremendo. ogni volta da nord a sud, a est a ovest, quando si verificano casi del genere, proprio una cortina di omertà, incredibile, perché non era da solo, c'erano altre persone, era un evento praticamente pubblico, comunque o tra iniziati, insomma tra persone che si conoscevano. Sì, non è l'andrangheta, insomma, Esatto, sicuramente. esatto. Cioè, parliamo di ragazzi di 25 anni, lui che è morto, ce ne sono stati di più giovani, di meno Insomma, un giovani, evento però. nasce come ludico, esplorativo, Esatto. ecco. Ma posso anche pensare che ci sia quello che per provarci con la tipa dice andiamo a fare il rito sciamanico e vuole solo impressionare una ragazza. Sì, Cioè, no, no, ci sta di tutto sì, ci sta tutto. d'estate. Poi, eppure, un velo di umiltà pazzesco. Addirittura. C'è la diocesi di Treviso, se non sbaglio, no, la diocesi di Vittorio Veneto, perché le diocesi sono un po' diverse Sì. rispetto alle province,
che è preoccupata perché questo rito è avvenuto in un luogo consacrato, quindi anche qui parliamo di situazioni veramente da film, perché si parla dell'abbazia, anzi ex abbazia di Santa Bona Vidor, che non è più attiva ma è ancora consacrata, Sì, però quindi la proprietà scelta del privata, proprietà luogo nobiltà del luogo, è quindi certo è sono delle, particolare. sì, no, ma ha tutte le caratteristiche veramente del film. E poi però il lato più incredibile è che ancora si senta bisogno o esistano questi riti, cioè questo bisogno di spiritualità in una terra apparentemente arida e lontana da queste idee, che invece probabilmente ha bisogno di Insomma, quello queste. mi stupisce di meno anche a fronte di questi 6 mesi di approfondimento sulla tutta la controinformazione. Quindi mi sono confrontato spesso ascoltando questi podcast con decine e centinaia di persone che in realtà fanno processi di tipo speculativo, interiore, viaggi Eh particolari, sì, anche sciamanici, beh, o anche di conoscenza, anche biblica, altro al di fuori, insomma, dei canoni della Chiesa. Quindi c'è tutto un mondo dietro a questo, quindi questo, diciamo, per me personalmente in questo momento mi stupisce meno, mi stupisce la facilità con cui si vanno a prendere queste sostanze qui, Fammi fare una ricerca al volo, scusa, ma vai sì, che avanti. sono, guarda, io ma me lo ricordo, adesso me che non riesco a recuperare quella cosa, perché sono decine e centinaia di puntate che ho ascoltato, quindi anche di fiction, Sì. non ho ascoltate tre, ma almeno 3.000, Allora, attenzione, scusa, ti interrompo. In Italia, con decreto del 23 febbraio 2022, quindi un paio d'anni, l'ayahuasca, ovvero la Banisteriopsis capi, la Psicotria viridis, l'arminia e l'armalina sono state poste nella tabella 1 dell'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui l'articolo bla bla bla, diventano a tutti gli effetti illegali nel suolo italiano. Quindi sì, è come se avessero utilizzato una droga di qualsiasi altro tipo, allucinogeno o Sì, quello che meno. non riesco, non lo so, dovrei capire un po', fare un po' di approfondimento e capire se viene anche coltivata Forse qui come uno sarà in maniera strambordo, illegale che sì, può comunque. essere, sì. Io poi ho sempre avuto molta paura, molto fastidio per le droghe allucinogene, cioè non ho mai avuto nessuna affinità con quel mondo lì, forse perché mi spaventa, però resta questo legame appunto mistico, terra, mondi appunto sudamericani, curanderos, eccetera, queste figure a metà tra il sacro e il profano restano ancora Sì, poi in influenti. realtà è appunto è un mondo che poi, come dicevi tu prima, una terra anche che ha delle culture, delle tradizioni diverse, ma questo in qualche modo mi ricorda quella scena di cos'era quel di Platoon, Ah, quando è lo sì. sfregiato, il tenente, cioè arriva dentro e dice, ragazzi, voi fumatori di canna, che andate a fumare la canna, e c'è la bottiglia di Jack Daniels che Sì. sta bevendo la canna, quindi. Poi alla fine una parte o dall'altra c'è questa ricerca un po' di una quiete mentale, di uno stordimento in una condizione probabilmente di stress. Resta il fatto, ripeto, che questo tipo di sostanza qua, e mi piacerebbe sentire degli approfondimenti a questo punto da parte di specialisti anche di viaggi sciamanici o di utilizzo di droghe psicotrope. O se ben ricordo, è una di quelle, attenzionate anche dagli esperti, è una di quelle da veramente da utilizzare con la massima cura. Sì, e comunque, guarda, sono andato a vedermi un po' di numeri, perché sai che a me piace capire anche l'entità dei fenomeni. Questa è un'indagine del 2017, quindi non così antica. Gli italiani che si rivolgono a maghi a vario titolo, quindi cartomanti, eccetera, sono 13 milioni. Giro di affari 8 miliardi all'anno. Quindi è un numero che veramente è sconvolgente. E qui siamo solo in quello che è censito. Figuriamoci tutto quello che No, sfugge ma a negli Stati questi Uniti, numeri. per esempio, è ancora più evidente. Ti ricordi quante volte dei psychic scritto per strada al cartello? Un business molto più alla luce del sole, mentre invece qua, onestamente, non saprei nemmeno dove andarmi a far leggere la Beh, ma mano. allora, secondo me qui ha influito molto la Chiesa Cattolica Sì, che no, ha ma tu pensa bloccato. che ci sono questi numeri a fronte, cioè sommersi praticamente, sì, quelli che si sanno, ma.
In realtà però non sai, c'è lì l'amico, l'inserzione sul giornale, c'è tutto. No, no, pensa cosa devono essere i numeri negli Stati Uniti, con i costi di affitto, con i costi di mantenimento di un business là, e ne hai uno ogni angolo della strada, cioè quindi... Sì, sì, sì. Però io sono curioso perché io ho anche alcune persone che conosco bene che hanno una forte spiritualità, sì, sì. Sono, di solito sono legati, però ecco, mi stupisce la cosa sudamericana, perché di solito chi è vicino a questi mondi, di solito è più influenzato dal mondo indiano, dal mondo orientale, invece noto che il mondo, diciamo, sudamericano, ma qui magari è una mia ignoranza, è più aggressivo, è più portato a un tipo di visione anche violenta rispetto a quello orientale, però magari è una mia lacuna, questa è una mia impressione, cioè il voodoo mi spaventa di più dello yoga, sono due cose diverse, sto banalizzando. Sì, sì, però il voodoo che comunque nasce come cultura nell'Africa nera, non dimentichiamocelo, poi dopo si trasferisce anche nell'America, nell'America Latina, soprattutto ad Haiti, però... E quindi invito chiunque abbia un amico, un conoscente, fate un esperimento, un conoscente africano dell'Africa nera, che normalmente si dividono tra islamici o cattolici, perché queste sono le due grosse confessioni in cui è stata colonizzata l'Africa nera, per quanto sia un fervente credente di una di queste due fedi o religioni, mi sento di garantirvi quasi con certezza che se proviene, è nato lì, non prima generazione, molto bene. Del voodoo ha una qual forma di rispetto barra paura, quindi o delle pratiche simili, noi lo chiamiamo voodoo, ma poi in realtà è un mondo più complesso. E questo l'ho riscontrato nella mia vita a vari livelli, in vari momenti, quindi è un qualcosa di radicato, di ancestrale. E poi io l'ho rivisto anche negli Stati Uniti, in certe zone dove c'erano molti haitiani, e pure lì c'era un ristorante a Miami, Tap Tap si chiamava, si chiama, probabilmente c'è ancora, che era tutto decorato all'interno in realtà con evidenti simbologie voodoo. Poi ero andato là con dei colleghi italiani che avevano un viaggio dall'Italia per lavoro. E loro dicono, che bello qua, stai dipinto, c'è la Madonna, sì, ma la Madonna con tre carte, tre assi in mano, il bambino che fa un... Sì, è proprio un sincretismo. Sì, che però non era stato colto da loro, invece io lo conto immediatamente, un po' probabilmente per queste mie anche digressioni in questi mondi qua, e vedi che è una cultura pregnante ancora in certe comunità. Io a questo punto rigiro la palla ai nostri ascoltatori, lo sapete, abbiamo aperto la settimana scorsa il nostro... gruppo Telegram, quindi c'è anche questa possibilità per approfondire gli argomenti, iscrivetevi, si chiama True Crime Diaries, se vi interessa, se è un argomento caldo possiamo anche approfondirlo, magari coinvolgere qualche esperto, io appunto non lo conosco benissimo perché un po' mi ha sempre spaventato, però i fatti inquietanti di cronaca di queste settimane ci fanno un po' riflettere su come questo mondo sia magari anche diffuso e poco conosciuto, magari lo stiamo raccontando male anche noi proprio perché non lo conosciamo. No, no, ma sicuramente con tutti i limiti del profano, ecco, è proprio il termine giusto in questo caso. Fatecelo sapere, potete scrivercelo nei commenti, via mail, appunto anche nel gruppo Telegram, come sempre, e noi direi che con questa possiamo chiudere e ci salutiamo. Ciao e alla prossima!